I 5 capodanni più strani del mondo. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, ciao cari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti, oh, benvenuti ragazzi per questo ultimo video del 2022. Oh, quindi essendo l'ultimo video del 2022, c'è solo un'ultima cosa da fare: iscriversi al canale. Sì, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, poi tutte le cose che dovete fare. Sempre, dai, che l'anno sta finendo, iscrivetevi al canale. Quindi raga, oggi andremo a parlare dei 5 capodanni più strani che si trovano nel mondo. E magari se avevate il viaggio a Capodanno proprio preciso, o fate pure voi andare a far parte di queste tradizioni di Capodanno. Iniziamo con il Capodanno rumeno, perché esattamente ragazzi in Romania ci sta questa tradizione che le comunità rumene, diciamo, il 31 scendono in strada e si travestono da orsi per fare la danza degli orsi, e proprio per scacciare via gli spiriti maligni, e simboleggia la morte e la rinascita del tempo. Quindi l'anno finisce, muore l'anno e rinasce un altro anno. Vabbè, e quindi come potete vedere da queste immagini, tutti questi belli che stanno così a ballare, così vestiti da orsi, quindi ci piace, la prima tradizione strana è in Romania, che si vestono da orsi. Alcuni lo fanno tutto l'anno in Italia vestiti da orsi, ma quella è un'altra cosa, raga. Quindi se andate in Romania, vestitevi da orsi e andate a ballare così alla danza degli orsi per scacciare gli spiriti maligni. Oh, beh, ci piace. Dopo la Romania andiamo in Danimarca, quindi andiamo ancora più a nord, credo. E andiamo in Danimarca, però in Danimarca, se andate in Danimarca il 31, mettetevi il caschetto in testa, perché si spaccano i piatti, cioè la gente proprio porta per strada tutti sti piatti che hanno usato nell'anno e li stracassano a terra, diciamo. Li spaccano tutti insieme, amici, parenti, così, però se li buttano anche contro le case dei propri vicini, così, proprio contro le porte dei propri vicini. Quindi fate il cid, oppure andate senza macchina ma mettetevi un caschetto. In Danimarca i piatti vi arrivano pure in testa, ve possono arrivare, quindi fate attenzione, altro che i botti, qua proprio si biano i piatti e si sfracassano così. E alcuni si sono pure date in testa chi caschetti, proprio così. Quindi andate in Danimarca, spacca i piatti. Se avete tanti piatti a casa vostra, portateli in Danimarca, che quelli sono contenti di sfracassarli così, diciamo. Terzo paese invece, voliamo invece al sud, andiamo in Grecia, perché in Grecia ci sta questa strana usanza di fare un dolce per il cenone di Capodanno. Però questo dolce, che fa? Dentro a questo dolce ci si mette o una moneta oppure un talismano, un gioiello, una cosa così proprio, e che chi lo mangia, chi se lo trova nel piatto, e avrà l'anno fortunatissimo, diciamo, oltre che a non strozzarsi e finire all'ospedale se non se lo ingoia. Quindi in Grecia usano sta cosa, che fanno sta torta così, che si chiama torta di San Basilio, e si mette sta monetina così mezzo miscata, che chi si abbecca una fetta, diciamo, e non se le ingoia e non va ancora in ospedale per ostruzione così che ti rimane così in gola, se ancora sopravvivi avrai l'anno fortunato, oltre che ad aver avuto anche la monetina, il braccialetto, quel che sia che ci hanno messo dentro, diciamo. Quindi in Grecia c'è sta usanza che te deve di culo già dal primo anno, de non strozzate con qualcosa che trovi nel piatto. Bene, bene. Oh, e ora invece andiamo in Scozia, perché in Scozia c'è un'altra tradizione.
una tradizione che si chiama il first foot, cioè che per 3 giorni prima di Capodanno, addirittura questi già iniziano a festeggiarlo prima, per 3 giorni consecutivi si festeggia, cioè si embriaca per le strade, ma consecutivamente proprio senza, esci e dopo 3 giorni ritorni a Capodanno, proprio un giro, diciamo, un giro che si embriacano, mangiano, si embriacano, ovviamente senza andare mai a casa, ovviamente, quindi allo scattare della mezzanotte al 31 che si finisce di festeggiare, il primo che entra dentro la propria casa, diciamo nella casa, no, diciamo nella propria casa, mi sa che, quindi il primo che entra dentro la propria casa porta con sé un'enorme fortuna, oltre che tutta la stanchezza e la sbornia di 3 giorni. E quindi questa è la cosa, la fanno turisti e scozzesi messi insieme, diciamo, quindi turisti vanno né a casa do scozzese, diciamo, che hanno fatto amicizia per 3 giorni, si sono ubriacati come le merde, diciamo, per 3 giorni si sono fatti il casino e entrano in casa, il primo che entra in casa c'ha ste fortune dell'anno nuovo, diciamo. Quindi bello, se vi volete embriacare andate in Scozia, che andate sul sicuro. Al terzo giorno state proprio frascichi, non vi ricordate manco come te chiami, però in Scozia c'è sta cosa che per 3 giorni ti embriachi come a merda proprio. E alla quinta posizione, non per gradualità, ma così perché mi sono trovato a parlare così, alla quinta posizione andiamo, ragazzi, in Siberia, perché in Siberia c'è una tradizione molto molto particolare, cioè dopo che hanno festeggiato il 31, bello, mangiato, bevuto, ubriacato, cosato, la gente esce fuori da casa per farsi una passeggiata tutta bella innevata e andare a saltare sui laghi ghiacciati, sì ragazzi, a saltare sui laghi ghiacciati, questo perché per vedere la fortuna di chi la fa e non muore a sidera. Ma che cazzo, ma ste tradizioni, ma che cazzo è? Quindi la gente esce fuori di casa, se fai passeggiate così tutta bella ciucca e magne corcotechino suo stomaco, non so se fanno il cotechino, però corcoso suo stomaco, così se vanno a camminata vedono il lago ghiacciato e ci si buttano così, proprio a saltarci sopra, e chi riesce a non cadere nel lago ghiacciato è fortunato, chi invece cadrà nel lago ghiacciato invece non arriva il giorno dopo. Buon anno ragazzi, buon anno, noi invece ci vediamo ragazzi a un prossimo video, e mi raccomando scrivi qua sotto nei commenti il tuo Capodanno quale sarà, come farai il tuo Capodanno, lo farai vestito da orsi o andrai a saltare sui ghiacciai, non lo so, nel dubbio ci vediamo l'anno prossimo se ancora campamo. Sciocarì!